Allora, siamo qui alla Pinacoteca del Museo Civico di Termini Imerese e oggi viene presentato un progetto. E qui con noi ci sono due soci della cooperativa R Evolution. Allora, abbiamo Daria Petruso e Vincenza Forgia. Di che cosa si tratta? Allora, noi siamo un gruppo di archeologi, paleontologi, ci siamo un po', come dire, incontrati durante il nostro percorso e adesso ci proponiamo nella didattica, nella divulgazione, coinvolgendo le scuole e proponiamo nello specifico qui al Museo Civico Baldassarre Romano di Termini dei laboratori di archeologia sperimentale, per cui oggi c'è proprio l'inaugurazione di questa nuova realtà laboratoriale. Quindi saranno dei corsi destinati ai ragazzi delle scuole, di che scuola, media o media superiore, e diciamo affronteranno più che altro l'archeologia. Sì, sono diciamo dei corsi per sia teorici che soprattutto pratici, perché di archeologia proprio sperimentale, in cui proponiamo ragazzi dalle scuole elementari, ovviamente le ultime classi, le scuole medie inferiori e superiori, dei percorsi tematici sulla preistoria siciliana, sull'evoluzione umana e sull'arrivo dell'uomo qua in Sicilia e sui manufatti, sulle varie arti anche figurative che produceva l'uomo preistorico, fino alla mia persona che appunto studia la paleontologia da tantissimi anni e lavoro all'università, che farò vedere anche le chiavi di conoscimento per gli scheletri di animali e cosa ci faceva l'uomo con questi animali, come li utilizzava, come li cacciava e diciamo cercare di introdurre a questi ragazzi in questa realtà, in questo mondo di archeologia, facendoli divertire, coinvolgendoli il più possibile. Sono siti presenti anche nel territorio di Termini Imerese? Sì, abbiamo il riparo del castello lungo la Serpentina, che è uno dei siti paleolitici più importanti in Sicilia. Abbiamo scavato anche noi. Da studentesse o neolaureate, proprio questo, insomma, il nostro intento è quello di portare, come dire, alla luce proprio l'interesse, far emergere l'interesse per questa parte della storia che è ancora poco conosciuta, magari c'è un'attenzione un po' minore, viste le ricchezze, diciamo, dell'archeologia classica, quindi insomma noi ci stiamo impegnando per dare un po' di luce alla fase preistorica. Sono dei corsi che dureranno quanto? Diciamo che si potrebbero organizzare a tema, cioè in due giornate o addirittura in un'unica giornata, però fondamentalmente noi facciamo la parte teorica un giorno in classe, la parte pratica la facciamo qui, ma potremmo anche farla nelle classi, in cui addirittura qui noi facciamo fare uno scavo simulato, quindi proprio sporcandosi nella terra, infatti diciamo ai ragazzi vestitevi in tuta e pensate che vi potrete sporcare e facciamo addirittura, sì, lavorando. Lei fa addirittura accende il fuoco, fa vedere come i preistorici potevano accendere questo fuoco e i ragazzi rimangono tutti stupiti di come da una scintilla possa generare appunto questo fuoco che era fondamentale a quel tempo perché ne serviva per scaldare, per cibarsi e per tutto. Dottoressa Francesca Spadafora è la direttrice del Parco archeologico di Imera. Oggi siamo qui per questo incontro dedicato ai ragazzi in cui sarà presentato un progetto che riguarda proprio l'archeologia. Ci spieghi meglio di cosa si tratta? Sì, è un progetto didattico che ha proprio lo scopo di avvicinare i ragazzi all'archeologia, alla propria storia, alla propria identità. Ed è un progetto appunto portato avanti da un gruppo di giovani archeologi e ricercatori pronti, diciamo, ad avvicinarsi a questo tipo di attività. Parallelamente volevo ricordare che anche il Parco archeologico, proprio programmando questa attività parallela, nelle due sedi museali che conservano reperti archeologici. Parallelamente, dicevo, il servizio didattico del Parco archeologico ha organizzato anch'esso un laboratorio didattico proprio sullo scavo simulato che vuole porre particolarmente l'accento sul metodo della ricerca archeologica e che prevede anche dei corsi per gli insegnanti e un'attività didattica portata avanti unitamente ad alcuni insegnanti del comprensorio territoriale. Quindi continua, diciamo, questa attività di conoscenza, di apertura anche, no, del parco, sempre soprattutto al mondo delle scuole, dei ragazzi, ma una conoscenza che sia diffusa a tutti. Sì, ma è indispensabile sia perché appunto ci sia un recupero della propria memoria, della propria
propria storia, ma è anche indispensabile che avvicinare i ragazzi a quelli che sono i metodi della ricerca, a quelli che sono i valori, diciamo, della storia e a quelli che sono un po' le risorse del loro territorio. Assessore alla Cultura Angela Campagna, oggi siamo di nuovo al museo per un nuovo progetto presentato da questa cooperativa che si chiama R-Evolution, destinata ai ragazzi, un progetto che riguarda l'archeologia. Sì. Come dico spesso, noi ci siamo concentrati sulla valorizzazione delle nostre eccellenze, museo, biblioteche per prime, ma ovviamente abbiamo annoverato tra le nostre splendide ricchezze anche l'enorme bagaglio archeologico. Io devo dire che sin da subito ho potuto contare sulla collaborazione di figure competenti, professionisti del campo come la soprintendenza nella figura della dottoressa Spatafora e della dottoressa Maria Rosa Panzica e dell'università, ecco, il professore Oscar Belvedere, quella meravigliosa figura che è il professore Allegro. Oggi siamo qui con questa società cooperativa che è una nuova realtà che ammiro molto, perché già sono a conoscenza dei contenuti di questo progetto, li abbiamo già sperimentati, e che ci permette di curare un aspetto a noi molto molto caro, è la didattica. Noi vogliamo creare un movimento culturale di conoscenza del nostro bagaglio culturale e in particolare del nostro bagaglio archeologico, perché riteniamo che questo sia l'investimento più importante, anche se a lungo termine, per creare delle nuove figure responsabili anche che entrino con prepotenza nella gestione del nostro bagaglio culturale, nella gestione della nostra città. Quindi fare formazione è sicuramente la crescita culturale che ci siamo riproposti e che è da tutti attesa. Devo offrire magari anche qualche occasione di lavoro? Allora, io non più tardi di domenica dovrò tenere un piccolo intervento su il binomio economia-cultura. Questa è realmente la nuova logica. La cultura di per sé già ha un ruolo di formazione notevole, lo abbiamo appena detto, perché ci aiuta un pochino ad abbracciare, ecco, a diventare partecipi e protagonisti della nostra storia. Però la cultura è economia, è fondamentalmente economia. La meta a cui si mira non è soltanto la cultura fine a se stessa, ma è la cultura che diventa impresa, la cultura che diventa affari, che diventa economia per la nostra città. La nostra città, come tutto il territorio, ne ha più che mai bisogno. Strategicamente è possibile, sono state anche studiate, identificate dagli economisti, ma io credo basta avere un po' di buon senso. Noi riusciamo a identificare come fare diventare un'eccellenza promozione, vendita in senso turistico-culturale, per cui questa è la meta, formare da un lato e poi fare diventare un pochino questo percorso.